Ciao amici da Frank Bianconero, non sono in formissima ma starò sempre qui per sostenere la mia e la nostra Juve. Domani partita fondamentale per il nostro obiettivo che quest'anno è arrivare nelle prime quattro, che è quella Bergamo contro l'Atalanta. L'Atalanta che dire, sappiamo ormai tutti i suoi valori tecnici, atletici, fisici, tipologia di gioco, perciò diciamo che in teoria deve essere ben chiaro il quadro a chi va a decidere domani la nostra formazione. Nostra formazione rimaneggiata del giocatore più forte del mondo insieme a Messi, che ha un problema ai flessori e non va. Mi fanno ridere i tifosi che sono contenti che non ci sia Ronaldo. Io non lo so, questo è da 3 anni. Con tutti e qualche difetto che può avere, da 3 anni che questo è un ragazzo che ci fa partire quasi sempre da 1-0 per noi. Però detto ciò, ovviamente, siccome si hanno le fette di salame davanti agli occhi, si preferisce altro tipo di giocatori. Per esempio, domani che andrà in campo il numero 10, è già tutti pronti a fare da schermo perché se va male la colpa non può essere sua. Perciò il campione che vuole 15 milioni all'anno domani non deve dimostrare di cosa è capace, ma se va male perché non è colpa mai sua, ma è sempre colpa del contesto, dell'allenatore, dello schema, dell'avversario, di tutto quello che lo circonda. Con tutto il rispetto di chi pensa che sia un fenomeno o un fuoriclasse, perciò domani la Juve ci andrà in campo più o meno con la stessa formazione. Io ora dico, se fa di nuovo il 4-4-2 Pirlo, spero di no, perché 4-4-2 le becchiamo di santa ragione, perché qua c'ha sempre quasi due mezze punte dietro Zapata, l'Atalanta, e ti può mettere in difficoltà, basta far memoria della partita di andata. La partita di andata, fin quando c'è stato Arthur in campo, il pressing dell'Atalanta andava sempre a vuoto. Perché la partita di andata tra Juve e Atalanta è stata una delle nostre migliori partite. Perché l'Atalanta ti pressa e se c'è uno che ogni tanto abbassa il ritmo di quello che vuole l'Atalanta, può andare sempre meglio. Perciò io farei un 4-3-3, Rabiot, Arthur, McKennie con Dybala, Morata e Chiesa. Farei una cosa del genere. Perché ricordiamoci l'andata che cosa è successo. Uscivano Pessina, De Roon e spesso Freuler e Arthur li mandava sempre fuori giri, la Juve ripartiva, teneva palla, perché cosa deve fare la Juve? Deve fare, non con la stessa qualità perché purtroppo non ce l'abbiamo, come ha fatto il Real Madrid, rallentare il ritmo dell'Atalanta, non andare a super ritmo che loro ce l'hanno d'abitudine, mentre noi al massimo duriamo un tempo. Perciò addormentare si dice la partita e poi approfittare degli spazi che dietro loro lasciano, perché giocano uno contro uno e se siamo bravi e soprattutto precisi nell'ultimo passaggio, nelle ripartenze fatte bene, si può venire a capo anche di questa trasferta difficile. Perciò, mister entusiasmo, sentirlo, qualche clip perché me la mandano, perché io non lo ascolto più né pre e né post partita, perché quello è il trotto e quello è il galoppo, ma dobbiamo dire anche che domani è una partita difficile. Perciò domani, se vuoi stare più tranquillo per arrivare in Champions, è una partita fondamentale e se la porti a casa, io credo che poi per il 90% siamo in Champions, perché anche l'Atalanta c'ha un calendario sulla carta difficile. Noi abbiamo Bergamo, poi abbiamo il Parma in casa, se non erro. Perciò bisogna approfittare e giocare bene le partite con le cosiddette big, perché ormai l'Atalanta è una big. Cosa c'è da fare? Andare in campo con voglia, non avere 10-15 minuti di spasmo, non avere deconcentrazione mai, stare 95 minuti sul pezzo, perché con l'Atalanta non puoi permetterti di fare il quarto d'ora del secondo tempo che hai fatto col Genoa. Perché il primo tempo sì, poteva finire anche 3-0 se eravamo più precisi, o 4-0, ma il secondo tempo ci stavano agguantando perché per un quarto d'ora siamo andati in gita. E perciò io mi auguro
vada come vorrei. Il resto vedremo domani durante la partita, sperando che non schieri questo fantomatico 4-4-2, perché sennò l'Atalanta ha tre uomini in più in mezzo al campo, giusto per rendere un'idea, e non ti puoi mai permettere a questi livelli di dare nemmeno una persona in più, un giocatore in più, figuriamoci due o tre persone numericamente in più in mezzo al campo contro una squadra che sa giocare a calcio. Speriamo che vada bene, fino alla fine forza Juve. Vi aspetto.